colpì Giulia. Tentai poi di cancellare tutto, come se far sparire una persona fosse come buttare via una caramella. Cercavo di eliminare ogni traccia di Giulia, tentai di distruggerla dando fuoco al suo corpo. Ora è tutto chiaro, tutto insensato quello che avevo intenzione di fare. Non era come buttare via una caramella, non si può polverizzare un corpo. Queste atroci parole sono state pronunciate da Alessandro Impagnatiello, sotto processo a Milano per avere ucciso, il 27 maggio 2023, con 37 coltellate la compagna, Giulia Tramontano, incinta al settimo mese di gravidanza del loro figlio, Tiago. Le addette allo psichiatra Pietro Ciliberti e al medico legale Gabriele Rocca, incaricati dai giudici della Corte d'Assise di Milano di svolgere la sua perizia psichiatrica. Al termine di 3 sedute, i 2 esperti hanno stabilito che l'ex barman dell'Armani Caffè è capace di intendere e volere e deve andare in carcere. Scrivono i 2 esperti. A tratti di personalità narcisistici e psicopatici, ma non psicopatologici. L'imputato ha ricostruito la dinamica dell'omicidio della fidanzata con piena lucidità, senza confusione. Secondo la sua logica, non poteva accettare lo smascheramento della sua doppia vita e ha manifestato una dimensione rabbiosa. Nella sua storia sociale e professionale non ci sono problemi di natura psichica. La difesa, invece, sostiene che sia affetto da un disturbo della personalità di tipo paranoide. L'esito della perizia aggrava la posizione dell'imputato. Gravissime le accuse da cui deve difendersi. Omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, da futili motivi e dall'aver ucciso la convivente, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. La nuova perizia collima, nei risultati, con la consulenza della psichiatra forense Ilaria Rossetti, che per l'accusa ha sempre sostenuto la piena capacità di intendere e volere dell'imputato, così come gli psichiatri Salvatore De Feo e Diana Galletta, chiamati dai familiari di Giulia Tramontano, difesi dall'avvocato Giovanni Cacciapuoti. È stata già discussa in aula il 21 ottobre. Prima che i 2 esperti parlassero, Loredana Femiano, la madre di Giulia Tramontano, ha scritto sui social: «In tutto questo orrore, ora è tempo che sia fatta giustizia, e la giustizia è una pena esemplare». E davvero ora Impagnatiello rischia la condanna all'ergastolo. In aula i 2 esperti hanno spiegato che Alessandro Impagnatiello è poco sensibile ai bisogni e ai sentimenti degli altri e dimostra una scarsa tolleranza alla frustrazione. È un narcisista, insomma, ma non è pazzo e non ha mai neanche manifestato istinti suicidi per il rimorso. Al contrario, si è scoperto che, senza mostrare alcuna emozione visibile, agli psicologi del carcere di San Vittore che lo visitarono poco dopo l'arresto, disse solo: «Penso che sabato scorso ero in Monte Napoleone a bere un caffè e ora sono qui con un ergastolo». A far scattare l'omicidio, per i 2 medici, è stata la decisione di Giulia di lasciarlo, dopo aver parlato con l'altra donna, l'amante, Allegra, 22 anni. Mentre tornava a casa, dopo quell'incontro avvenuto sul luogo di lavoro di Impagnatiello e di Allegra, che era una sua giovane collega, Giulia gli aveva scritto: «Non ho fiducia in te e non ne avrò mai. Ormai il vaso è rotto e io non voglio sistemarlo. Sei vergognoso, Alessandro. Non esiste persona peggiore di te. Hai fallito nella vita. 2 figli con 2 madri diverse. Che tu possa affogare nella merda che ti crei da solo. Sto tornando a casa. Fatti trovare». Proprio quelle parole avrebbero scatenato la sua furia. Non solo era stato smascherato, ma le sue donne lo avevano fatto proprio sul luogo di lavoro. Ha spiegato l'uomo ai medici: «Avevo supplicato Giulia di non venire al lavoro. Quando sono tornato a casa ero distrutto. Tutto era crollato. Era crollata la mia immagine al lavoro. Ho visto tutto svanito, la mia sconfitta». Hanno detto in aula gli esperti: «Manifesta intolleranza alla perdita affettiva come ferita narcisistica. L'abbandono è vissuto come un'offesa, un'umiliazione». Parlando di Giulia, l'imputato agli psichiatri ha detto che era un vanto totale, perché era la donna con la quale pensavo di costruire il futuro. Era la mia compagna, quella legatissima alla mia famiglia, con cui facevamo progetti e si parlava di case, di vacanze, quella per cui io rientravo a casa e c'era la mia vita. Per lui era diventata un ostacolo quando,
nell'estate 2022, si era innamorato di Allegra, la collega bellissima e ammirata da tutti. La giovane mi appagava, mi faceva sentire bene, ma era un rapporto solo nella sfera lavorativa, professionale. Quando rientravo a casa, lei scompariva. Alessandro Impagnatiello entra in crisi, però, quando Giulia Tramontano gli comunica di essere incinta. Ha spiegato: «Ero soffocato da questo castello di bugie. Vedevo il bambino come un ostacolo». Per uscire da questa situazione, inizia a tentare di avvelenare la compagna con del veleno per topi, il bromaviolone. Non riesce, e la gravidanza prosegue, aumentando il suo stress, anche perché Allegra rimane incinta. Lei si fa convincere ad abortire. I periti hanno chiesto all'imputato di ripercorrere le azioni di quel tragico 27 maggio 2023 e ne è emerso un assassino lucido e perfido che ha agito con piena consapevolezza. Ecco cosa hanno scritto nella perizia. Lui non poteva accettare lo smascheramento con le conseguenze umilianti e l'intrusione della vittima sulla scena sblocca, come evidenza certa, una dimensione rabbiosa. Un'emotività distruttiva ha guidato le precedenti condotte delittuose e quelle successive di occultamento e distruzione del cadavere. I tratti narcisistici significano una non tolleranza all'abbandono e quelli psicopatici lo portano a prevaricare l'altro e a manipolare gli eventi. Con lo psichiatra e il medico legale, Alessandro Impagnatiello ha ripercorso anche la sua infanzia. È emerso un bambino concentrato su se stesso e sui suoi successi. Basti pensare che ha raccontato come una grande frustrazione della sua vita un brutto voto preso in seconda elementare, senza alcuna reale considerazione per quel figlio. Il centro è sempre lui, con i suoi bisogni e desideri. Alla fine, per i due medici, è chiaro che Alessandro Impagnatiello è capace di intendere. Lui stesso parla dei suoi gesti come qualcosa che è sfuggito al controllo. Ma ciò non vuol dire che ha un disturbo psicopatologico. Se vi fosse stata una reazione abnorme e psicopatologica, non sarebbe andata così, ma ci sarebbero stati segnali. Invece qui mancano disturbi allucinatori, mancano vuoti di memoria o l'impossibilità di descrivere i fatti o ricostruirli. Invece, lui ricostruisce la dinamica con piena lucidità, senza confusione, neppure nelle fasi più delicate dell'omicidio e delle fasi successive, fatta eccezione per il numero dei colpi inferti che non ricorda precisamente a causa dell'evento traumatico. Basti pensare ai messaggi che scrisse a Giulia dopo averla uccisa per crearsi un alibi. «Hey, ma sei ancora a letto? Mi chiami per favore?» E poi, fingendo una disperazione crescente, «Non volevo spezzare il tuo cuore, invece hai il pieno delle ragioni, ma voglio chiederti un favore. Dici solo se stai bene. Dici solo che sei fuggita in qualche paese lontano». Gli esperti non ravvisano alcun vizio di mente, potendosi dunque riconoscere una chiara linea di continuità che collega le istanze della personalità, il suo percorso di vita e le difficoltà relazionali intime a quanto avvenuto quel giorno a Senago. In definitiva, non c'è alcuna alterazione psicopatologica e nessuna pericolosità sociale a livello psichiatrico che giustificherebbe il trasferimento in un'altra struttura che non sia il carcere. E qui sicuramente il 31enne potrà studiare psicologia. Ha espresso infatti il desiderio di farlo perché ha detto allo psichiatra: «Credo che l'aspetto psicologico mi abbia particolarmente toccato».